tutti sappiamo perché siamo qua. È una situazione emergenziale che è stata sostanzialmente creata dall'amministrazione comunale, che nonostante tutta la normativa, le varie circolari, una circolare del Ministero del Lavoro in particolare, raccomandava di non chiudere le strutture di accoglienza anche diurna, una circolare di marzo che non è mai stata ovviamente abrogata perché siamo ancora in emergenza, come tutti sappiamo, nonostante sia iniziata la cosiddetta fase 2, è stata chiusa la struttura di Piazza d'Armi. È una struttura sicuramente non ottimale, ma che consentiva a più di 130 persone di avere un tetto sotto il quale quantomeno dormire, dove consumare almeno un pasto, pasto che peraltro veniva distribuito dalle associazioni del privato sociale e non dall'amministrazione comunale. Devo aggiungere che purtroppo in questa settimana, in questa lunga settimana, abbiamo avuto delle interlocuzioni con la questura e con la prefettura, non abbiamo avuto nessuna interlocuzione con il comune che ha sempre rifiutato ogni contatto con le persone che dormono qua, con le persone che sono in Piazza d'Armi e con chi in questo momento le sta aiutando. Tutti sappiamo che c'è una grande produzione normativa emergenziale in questo periodo, in particolare i vari decreti legge prevedono sia la possibilità per la prefettura di requisire anche delle strutture alberghiere o degli stabili per da destinare alla quarantena. Uno dei grossi problemi è che per entrare in una struttura adesso bisogna fare almeno i 14 giorni di quarantena o avere un tampone, e sappiamo che non ci sono. Ma prevede anche che possano essere collocati nelle strutture ex SPRAR, oggi SIPROINI, diciamo i centri di accoglienza per rifugiati, anche persone in difficoltà, indipendentemente dal loro status, cittadini italiani, cittadini stranieri con e senza permesso di soggiorno. Queste strutture dipendono dall'ente locale. L'ente locale in questo momento sta violando i propri obblighi di assistenza delle persone che ci sono, che comunque vivono sul suo territorio, e quello che chiediamo con forza da una settimana è che l'ente locale si prenda le sue responsabilità, avendo chiuso quella struttura, che dia alle stesse persone, almeno alle stesse persone, se non a tutti i senza fissa dimora che ci sono in questo momento a Torino, la possibilità, soprattutto in questo periodo assolutamente emergenziale, di avere un tetto sotto il quale dormire. Non si può dimenticare, come sembra purtroppo aver fatto il Comune anche nelle parole della vice sindaco dottoressa Schellino, che in questo momento non c'è nessuna struttura nella quale sia possibile accedere direttamente per chi sia senza fissa dimora. Queste strutture quindi devono essere in qualche modo reperite dalle istituzioni. Ovviamente stiamo anche mettendo allo studio anche possibilità di interventi giurisdizionali, di ricorsi alle corti italiane e sovranazionali che stiamo vedendo. A noi interessa risolvere il problema di queste persone. Siamo qua. Questa notte in Piazza d'Armi c'erano più di 40 persone probabilmente, che hanno dormito nelle tende stese per terra. Tutte le notti ci sono. Voi potete immaginare quali siano le condizioni in cui queste persone sono costrette a vivere in questo momento. Evidentemente il fatto che qualcuno di loro ha deciso indipendentemente e autonomamente di venire qua è ciò che ha consentito quantomeno di farsi vedere. Ripeto, che parliamo di cittadini stranieri, di migranti, di cittadini italiani, di persone giovani, di persone anziane, di donne che hanno diritto ad avere una sistemazione.